Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Primo vlog del nostro canale. Praticamente noi andiamo alla CR e alla CR si fanno i giochi d'acqua. E oggi andremo alla CR a piedi insieme a voi, che belli ragazzi. Già avevamo caricato un video prima. Non sappiamo se esce prima quello, la prova a non ridere show, o questo. Però penso che uscirà prima la prova a non ridere show. Oggi noi faremo vedere tutta la strada da fare. Così e poi faremo vedere un po' le nostre facce. Allora, siamo tutte bagnate appunto perché abbiamo fatto la prova a non ridere challenge. Vai, gira. Aspettate. Ecco qua, si deve. Vi faremo vedere un po' il nostro paese. Il nostro bellissimo paese. Vai, gira. Beh, allora, praticamente, questo è un bidone della spazzatura che si. Non so se esiste pure nei vostri paesi. Questo è un albero con le spine. Stranissimo, nessuno sa che albero. E quella è una macchina. Che non so se esiste pure nei vostri paesi, ma nel nostro paese esiste. Poi lì c'è un motorino. Aspettate, caro, ecco il motorino. Stiamo in mezzo. E questa è la linea della striscia blu. Nuova che hanno rifatto la segnaletica. Poi puoi guardare, a parte il coso, c'è un posto dove aggiustano le macchine e un cancello. Dai, allora cammineremo lungo questa strada. Tanto che sta in alto, sulla montagna sta dove deve cioè, andare. Beh sì, sulla montagna, vabbè. C'è tipo 20 minuti se andiamo piano. C'è pure una pizzeria, che non so se esista dalle vostre parti. Ciao Totò. Ciao Totò. Perché noi abitiamo vicino a Napoli, infatti, ma non si vede. Però ci sta il Vesuvio dietro di noi. Ci sono due persone, praticamente dietro di noi, che se ci guardano un po' così. Un motorino! Questo è un esemplare di motorino. E questo è un coso per fare il biglietto del. Voglio tenere. Ma giriamo la telecamera, aspetta. Volevo far partire il video, però mi sono fatto una foto. Sono un genio, vero? Sì. Allora. Ce la faccio più, dobbiamo attraversare ora. No, attraversiamo, andiamo. Allora, non mi importa lei, speriamo che mi porta bene. Perché io sono una strada, però lei. Ho paura. Perché io sono crudele. Vediamo se c'è gente. Guardate la mia nuova borsa. New bag. Ui. Poi durante c'è un esemplare di animatore che organizza i giochi d'acqua. Vabbè ragazzi, poi nel mio canale farò vedere, farò il video dei nuovi acquisti, perciò non so quando lo farò, però questo sarà dei nuovi acquisti. Poi c'è anche un'altra cosa che piacerà a tutti e tutti mi chiederanno se l'ho comprata. Però non ve la dirò. Andiamo di qua, Giulia. No, ma se ci saltiamo meno salita. Ci saltiamo meno salita. Qua dobbiamo fare quella cosa dritto. Lei è una persona che non ama camminare, mi sa che l'avete capito. Ma è troppo lunga. Non ce la faccio più io. No, non ci vengo più con lei alla cena. È desolata. Io in verità abito molto lontano, però ci sono andata a casa sua. Perché mia madre è andata in mare con mia sorella. Allora, abbiamo fatto due video. Questo, che andiamo alla CR. Ma già l'hai detto. E quell'altro là. Guarda, la strada è desolata. Guarda, desolata, sono 50 macchine che passano. Non ci vedo niente. Esatto. Allora, praticamente, qua, io sarei potuta venire in macchina. Dai, se mia madre non fosse andata a mare. Però. Allora, da noi. Le persone, mentre stanno in macchina sul motorino, è una tradizione, stanno al telefono, o si mettono il trucco, capito perché? Capito? Devono si fare. Guardano le unghie, perché devono fare l'incidente, quindi vai. Infatti, facciamo l'incidente, amore, non il conducente. Alla che è pazzuta, vabbè, questa è la strada desolata. Spero che vedete. Desolata.
tantissima, eh? Veramente? No, praticamente. E adesso andiamo fumano, per... Fumano, si fanno... E scambio. Giuseppe il cammino, però. Giuseppe, quando dobbiamo attraversare? Si attraversano le strisce pedonali. Non si può attraversare così. Si va per il garage di Sant'Agnello. Molto veramente arredato. Veramente. Io arredato il garage. Bellissimo. Tu stai facendo solo tu. Sì. Tu stai dietro. Così io sono più alta, tengo il braccio, c'ho il braccio pulito. Ma metti un po' di musica col tuo telefono. Non ha portato di te. Ma che brutta ragazza. Mi sono dimenticata perché stavo a caricare. Ti ho dimenticata, mannaggia. Però adesso dobbiamo fare attenzione perché non è che me la ricordo bene la strada. Mannaggia a me che mi sono dovuta. No, sono tutta nera, ecco qua, così va meglio. Stoppa! Stoppo! Stoppa! Ci vediamo dopo, però ci vediamo, eh! I nostri piedi molto belli! Stiamo andando per una parte disperduta. Una parte che solo lei sa. È mio fratello, è Pupetto. E Pupetto? Pupetto è un altro youtuber. Facciamo io lo spam alle persone noi. Vi dico il suo canale. Pupi.fusco. Iscrivetevi. Facci. Beh. Pupetto, facci da noi la cosa. Lo spam. L'ho sputato su una cosa. Sponsorizzazione. Blocco. Ho capito per dove dobbiamo andare, quindi. Mo veghia. Facciamo vedere le targhe delle persone. Perché ecco, saliamo per questa lunga salita. Ci dovevamo risparmiare la salita. Non ci vengo più con lei, io l'ho detto. Nel frattempo mi sa che siamo pure in ritardo. Giulia, corri Giulia. No, ma siamo stessa per terra in questa salita. Non ci vediamo, vieni qua che non ci riusciamo nel video. Io non lo so. Dun 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 dun. Puoi mettere delle cose in questo video? Ciao, ci siamo riusciti. Ehi, campioni del mondo! La macchina ci vuole investire! Ciao, ci sono! Guardate qua! Non c'è il marciapiede, quindi noi stiamo camminando per la strada! Quindi abbiamo fatto l'incidente. Facciamo l'incidente forse. Giulia, lo vuoi fare l'incidente? Eccomi qua. La signorina. Buonasera. Tu sei una signorina, Giulia? No. Ah, non è signorona. No. No. Ciao. Io sono bambina. Mia bambina. Ma non Giulia. È vero. Quella bambina, la voce da bambina. Giulia, c'è il sudore che luccica sulla tua faccia. Lo so. No, dovete vedere la strada, però. La strada, ma lo sapete? Non so se nelle vostre strade, però esistono le strade. O i marciapiedi. No, va bene, i marciapiedi non esistono. Cioè, non c'è nessuna strada. Non riusciamo a dimanire quando la miniamo. Guarda qui. Oddio, ho perso la ciabatta. La ciabatta. Si è rotta la ciabatta. Giulia, chi è che muore, che è morto? Tutta questa gente. Come si fa? No, Giulia, si è rotta la ciabatta. Hai perso codesto coso? Questo coso stava attaccato al tuo coso. Al tuo coso. Ma si stacca sempre la ciabatta. Anna! Cammina senza ciabatta. No, Anna! Non lo puoi più attaccare, Giulia. Anna, cammina. Cammina senza. Chiama mia mamma. Sì, chiamiamola nell'orecchia. Anna, beh, mamma, risolvo io fatti. Dio, ho sentito un rumore. Mi ha ricordato a Giulia che se succede qualcosa al mio piedino scalzo che mi ho dovuto fare la mia ciabatta, lei mi paga l'intervento per tutte le cose che mi sono successe al piede. Si poteva fare il coso, non lo so che si deve fare, giustizia. Ciao!
No. Mia sorella non viene, la signora, l'amica, la madre dell'amica di mia sorella, no, ha detto: Marisa non viene. Giulia, perché devo parlare solo io? Sono una scema. Tu sei una scema. Ma che ridere proprio. E guarda, cammina a piedi scalzi. Una persona normale non cammina. Secondo me non siamo venuti nella maggior parte del vlog per questa luce di cacca che abbiamo. Ma attraversiamo così c'è più luce. Sì, c'è più luce al sole. Al sole, così ci usciamo nel video. L'asfalto brucia. Mi fa male il piede ormai. My name is, oh, my Sunday is in Salergo. Ah, aspetta un attimo. L'ombra. Madonna, finalmente. Giulia, i giochi secondo me sono già iniziati, te lo dico. Ci vediamo quando arriviamo, poi io riattivo. Non ce la faccio più a tenere. Il telefono è così. Giulia. Sono bagnata. Ma no. Io vi vorrei far vedere un attimo una cosa. Il mio piede. Camminando a piedi scalzi. Cammino a piedi scalzi. Camminando con... Cioè, vi rendete conto? Per l'amicizia cosa si fa? Cioè, vi rendete conto? Quanto sono brava. Wow. Poi sono molto modesta anche io. Ma io mi sto sciogliendo la ciabatta. Scioscia pure a me. Mamma. Ti sudate con un piede nero. Video è finito.